La storia inizia con un traghetto che attraversa il mare. All'interno, vediamo un giovane uomo, William, che guarda attraverso la finestra. Quando lo ingrandiamo, notiamo le sue caratteristiche facciali insolite. Saltiamo a una lezione sugli uomini di Neanderthal tenuta dal professor Julian Reed. Il professore è accondiscendente e li descrive sgarbatamente come stupidi bruti e selvaggi. Parla inoltre dell'epoca di Darwin e dell'epoca di Sir Francis Galton, che poteva dire quanto una persona fosse civile o intelligente solo dal suo aspetto. Rivela che gli unici resti non fossilizzati di un Neanderthal sono stati scoperti dal suo capo, il dottor Godwin Thomas, proprio in questo campus e che l'esemplare è stato chiamato William, in onore di William King, un naturalista irlandese che per primo ha riconosciuto i Neanderthal come specie a sé stante. Un medico con un dottorato in endocrinologia riproduttiva, Barbara Sullivan, sta osservando la lezione e più tardi, la sera stessa, incontra il professore in un ristorante per discutere della possibilità di clonare William, spiegandogli che il processo non sarà facile, ma è possibile. Gli chiede perché sia così appassionato di Neanderthal in particolare. Lui la porta nel suo laboratorio e le mostra pezzi di pietra scolpiti dall'Homo sapiens e uno da un Neanderthal. Dice che potrebbero imparare molto portando in vita il loro cugino più prossimo. Con l'approvazione dell'università, i due iniziano il loro lavoro di clonazione di un Neanderthal, che durerà diversi anni. Il progetto è al centro di un acceso dibattito all'università e del dilemma se sia etico finanziare un progetto sulla clonazione umana. Alla fine, Bob Claiborne, il presidente dell'università, decide di chiudere il progetto. Questo schiaccia Barbara e Julian, che vi hanno riversato il cuore e l'anima negli ultimi anni. Barbara suggerisce di portare comunque a termine il progetto. Julian chiede chi porterà in grembo l'embrione, al che Barbara risponde che lo farà lei. La coppia si sposa in Nevada e mesi dopo Barbara ha le doglie e partorisce un bambino sano. Le infermiere, tuttavia, sono scioccate dalla vista insolita del bambino. Julian e Barbara vedono il piccolo William per la prima volta. Julian torna di corsa all'università per annunciare a Bob la nascita di un Neanderthal. Bob è indignato perché Julian ha agito alle sue spalle e convoca una riunione per fargli causa e licenziarlo. Ma durante la riunione con gli altri colleghi ci ripensa, sapendo che l'università potrebbe essere ritenuta responsabile per aver permesso che ciò accadesse in primo luogo. Ma se accolgono l'idea, potrebbero farsi una buona pubblicità. Una settimana dopo, all'università si tiene una conferenza stampa in cui Julian mostra le foto del primo bambino di Neanderthal nato nel mondo moderno. Il dottor Reed dice che William non è in alcun modo imparentato con lui o con il dottor Sullivan, ma si considera comunque un padre orgoglioso del bambino. Ora ha 18 anni. Scende e insieme a Barbara raggiunge una casa isolata nella foresta, vicino a un fiume. La donna abbraccia il figlio e gli dice che può tornare a casa in qualsiasi momento. I due si separano, mentre William entra ed esplora la casa in cui starà con il padre, vedendo la pietra di Neanderthal su un supporto. Si reca sul balcone, dove una coppia di canoisti lo scorge e lo guarda con imbarazzo. Qualche istante dopo entra una ragazza, Sara, che si presenta a William. È la nuova fidanzata di Julian. Quella sera, i tre cenano e Sara si complimenta per il sano appetito di William, al quale Julian fa notare che la massa corporea e il metabolismo di William richiedono il 20% di calorie in più rispetto agli esseri umani normali. Dopo cena, Julian parla con il figlio e nota quanto sia orgoglioso di aver cercato di saperne di più. Julian e Sara cercano di insegnare a William le basi dell'inglese e di ampliare la sua limitata comprensione. Will ha problemi a capire l'umorismo e le metafore. Durante una lezione all'università, Julian spiega la dura reazione della gente nei confronti di William quando fu rivelato per la prima volta al mondo e che alcuni sembravano quasi delusi dal fatto che non si fosse rivelato un selvaggio come si aspettavano. William ha sviluppato un'intelligenza pari o superiore a quella dei bambini dell'Homo sapiens. Il suo sistema immunitario è molto più robusto e adattivo di quello degli altri esseri umani, il che potrebbe aiutare gli studi di medicina. Apprendiamo che il divorzio tra Julian e Barbara è avvenuto perché Julian voleva seguire i protocolli e che William fosse, essenzialmente, una cavia da laboratorio. Dopo un po' di tempo, Barbara prende in custodia William e lo porta a vivere con lei. Julian viene a trovarla spesso e supervisiona lo studio e l'interazione di Will con gli altri bambini e il nuovo ambiente. Qualche anno dopo, mentre va in bicicletta nel bosco, Will viene affrontato da alcuni adolescenti della sua età, che lo insultano e lo rimproverano. Dopo averli raggiunti, i bulli vengono presi a calci nel sedere dalla forza innaturale di William. I genitori dei bulli presentano una denuncia, ma nessuno la prende sul serio. Barbara avverte William di non attaccare mai più qualcuno in quel modo. Will usa un computer portatile per fare ricerche online sugli uomini di Neanderthal e li descrive come creature stupide e selvagge. Un giorno, dopo aver giocato a palla, vediamo il nuovo fidanzato di Barbara, Ted Roper, che fa ingelosire Julian e inizia a essere distante. Anni dopo, al college, William fa un esame, ma a causa delle sue abitudini da Neanderthal, rompe la matita. Dopo l'esame, una delle ragazze, Judy, chiede a Will di andare a casa sua per aiutarla a studiare e a esercitarsi per l'imminente rappresentazione dell'opera. Ma i suoi amici gli ricordano che stanno andando in campeggio e lui non può. Promette di aiutarla al ritorno. William va in campeggio con i suoi amici di classe. Incontrano due hippie che si uniscono a loro accanto al fuoco e, dopo aver appreso che lui è un Neanderthal, rimangono scioccati e stupiti. La ragazza gli chiede con curiosità se desidera mai tornare indietro nel tempo,
e lui risponde di sì. Will torna all'università e aiuta Judy con le sue battute prima di recitare davanti al pubblico dal vivo quella sera. Si baciano mentre la recita volge al termine e, dopo la chiusura del sipario, Will tenta di continuare a baciarsi, ma viene immediatamente respinto. Barbara e Julian partecipano a un incontro sulla difficoltà di Will con i test standardizzati e sui suoi schemi cognitivi che non corrispondono a nessun modello riconoscibile. Un tutoraggio intensivo sarà utile per il futuro, visto che ripresenterà la domanda di ammissione al college. Julian è scioccato e furioso quando viene a sapere che Barbara ha ritirato la domanda di ammissione al college di William senza il suo permesso. I due litigano animatamente su William e su dove dovrebbe andare a vivere. Barbara gli suggerisce di accettare un lavoro a tempo parziale sull'isola una volta laureato, mentre Julian vuole che si trasferisca da lui per esplorare meglio il mondo. Alla fine sarà William a decidere, visto che tra poche settimane compirà 18 anni. Will passeggia sulla spiaggia con i suoi amici, che discutono delle loro domande di ammissione al college e delle università in cui sono stati accettati, compresa Judy che andrà alla Columbia. Nel frattempo, il futuro di Will è ancora incerto. Incontra i suoi genitori che discutono di come vogliono che proceda. Barbara si oppone alla proposta di Julian di far andare William all'università e infine di farlo tornare al suo laboratorio. Ma Julian dice che il sistema immunitario di Will potrebbe essere la chiave per aiutare milioni di persone. Dopo aver riflettuto un po', Will decide di andare all'università, ma solo se si guadagnerà un posto come studente. Julian è entusiasta e propone a Will di trasferirsi da lui e di prepararlo per l'esame di ammissione all'università. Tornando al presente, Julian sta controllando gli esami di Will, ma è in totale shock per i pochi progressi che suo figlio sta facendo. Si arrabbia con Sara per avergli insegnato correttamente e getta il compito in faccia a Will. Esce di casa senza dire una parola. Vediamo le lacrime scorrere sulle guance di Will. Sara cerca di calmarlo e gli dice che i suoi punteggi sono davvero buoni. Lo porta a fare una passeggiata nel bosco e gli parla della sua vita e di come i suoi genitori erano soliti pianificare il suo futuro, in modo simile a quanto sta accadendo a William. Cerca di rincuorarlo con argomenti diversi, tra cui l'amore di Will per il canto. Continuano la loro passeggiata, che diventa romantica dopo che William bacia Sara, che lo abbraccia e ricambia il bacio. La sera, Sara mette dei fiori in un vaso che William le ha regalato, ma la coppia viene interrotta da Julian che chiede dove sono stati e si domanda perché William non stia studiando. William va in camera sua e abbraccia la pietra dell'antenato nel suo petto mentre si addormenta. La mattina dopo, Sara accompagna William in silenzio a fare il test di ammissione all'università. Durante il test, Will rompe di nuovo la matita. Poi, osservando gli altri giovani intorno a lui che non hanno problemi a usare le loro, prende la seconda che si rompe all'istante. Esce dall'aula. Mentre cammina per la città, la gente fissa e ride del suo aspetto. Si reca da Godwin all'università, che lo porta a vedere i resti da cui è stato clonato, perfettamente conservati. Dopo aver osservato attentamente, William stabilisce che il neandertaldo conservato non appartiene a questo luogo e nemmeno lui. Sara ha contattato Barbara per la scomparsa di William dopo il test e per non aver risposto al telefono. Nel frattempo, William si è intrufolato in una delle lezioni di Julian. William interrompe la lezione dopo che Julian ha iniziato a descrivere quale sarà il ruolo e il futuro di Will. Julian segue Will fuori e cerca di scusarsi, chiedendogli di andare a casa per discuterne più tardi. William rifiuta e dice di non essere suo padre, cosa che fa sì che Julian lo schiaffeggi. Cerca di scusarsi di nuovo e lo costringe a fermarsi. Questo fa cadere a Will la pietra di Neanderthal che portava con sé. Julian cerca di portargliela via, ma Will lo attacca con rammarico. Tutti gli studenti iniziano a filmarlo e a chiamarlo cavernicolo. Sara e Barbara continuano a cercarlo, così come la polizia che pattuglia la zona. Will esce dall'università mentre la polizia lo individua. Vediamo dei flashback della sua infanzia, quando è stato aggredito. Sara individua Will, ma viene fermata dalla polizia. Vediamo Will decidere di raggiungere i suoi antenati nell'aldilà mentre avanza. Sara grida, ma senza successo, mentre la polizia circonda il corpo senza vita di Will, presumibilmente colpito da un proiettile per non aver obbedito. Dopo un po' di tempo, vediamo Sara visitare il sito di scavo dell'uomo di Neanderthal, da cui William è stato clonato, con un bambino piccolo per mano, presumibilmente il figlio di William. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.